La città dove ci troviamo è Venezia. Andiamo a prendere un treno che ci porta a Roma e domani mattina si parte per Mosca. Arrivati a Roma, questo è l'hotel in cui prenotiamo questa notte. Stiamo facendo un salto indietro nel tempo qua, eh. Vi spiego che cosa succede. Allora, ci stiamo muovendo per Mosca, come vi avevo anticipato. E come vedete la gente che è qui è tutta vestita e già preparata per il Festival Mondiale delle Rievocazioni Storiche. Mi sono preso appunti perché altrimenti non ce la faccio starci dietro. Si chiama Festival Mondiale delle Rievocazioni Storiche. I figuranti che abbiamo, ci saranno 4-5 mila persone, qua in albergo è pieno di gente travestita già, antichi romani, antichi popoli, milizie, Vendkens e Grifo, Romanitas, ci sono pure quelli dell'SPQR, ci sono tutti, non potevano mancare gli uomini di Napoleone e anche gli Etruschi. Fiumicina, voglio vedere come ci guardano. Guardate quanta roba c'è da caricare. Ovviamente chi dà una mano? I romani, Napoleone. Proseguiamo con i check-in. Ciao Italia! Non riesco a fare il serio. Ragazzi, dovete avere pazienza, ma sì. Ci stiamo domandando tutti dove cavolo stavate vestiti così. Perché in nome della Serenissima Repubblica prenderò possesso di tutto ciò su cui si poseranno i miei occhi. Questo è il nostro aereo privato. Siamo bloccati. Non ci fanno uscire dall'aeroporto. Già. Guardate. Non ce la facciamo. Aspettiamo, non ci vogliono far uscire perché non possiamo uscire tutti assieme e neanche uno alla volta. L'unico che non ha niente è lì davanti, guardalo lì all'ingresso, non ce la fa più neanche lui. Oh, aspettiamo, sono, che ora è? Le 23:51. Non, vabbè, aspettiamo. Sono un po' restrittivi qui in Russia. Così, come primo acchito, appena sceso dall'aereo, non abbiamo avuto un sorriso. Insomma, è particolare la situazione, no? Sono tutti vestiti così. Che posso dire? Siamo arrivati in hotel, siamo stremati, è ora di andare a letto. Notte. Good morning, man. Eccoci qui. E guardate che popò di spettacolo. Ta-ta! Siamo al 19° piano di questo super grattacielo e siamo pronti per partire, ma prima andiamo a vedere com'è la colazione. Però voglio far vedere una foto ieri mattina, non so, si vede alle 3:30 il Tommaso. È crollato, ho perso l'uovo. Cazzo, non l'avevo visto come aveva fatto la foto alle 3:30. Vabbè, andiamo a fare colazione. Andiamo a fare colazione. Ma 20, 18, 5. Manca 10 piani. Intanto ovviamente non possono mancare anche qui i nostri coreani. Qui ci sono dappertutto. Faremo a vedere cosa c'è dietro quella porta. C'è dietro questa porta, ma questa sera stanotte. Va bene. Qual è il tuo numero di stanza?
realtà se il nostro numero della stanza è quello giusto, però 19:29, però ci hanno fatto entrare per fare colazione. Zucchine, insalate, un po' di tutto. I dolci sono un po' troppo dolci. No, siamo troppo sul salato. Troppo dolce, troppo salato. Forse Andrea ha trovato qualcosa di buono. Le crepe. Siamo arrivati a Mosca e adesso ci dirigiamo nella location dove i rievocatori andranno a fare le loro rievocazioni. Qui a fianco abbiamo anche Anna, che è la nostra donna di fiducia qui in Russia. Senza di lei non sapremo cosa fare. È molto timida. Appena sono montato sul pulmino ho scoperto che a fianco a me c'era un controllore di ENAV. Ci perseguitano, cazzo, anche a Mosca. Va bene, dai, un saluto ad Alessandro, con cui abbiamo fatto amicizia ovviamente. Mentre la gente passa, gli evocatori spiegano la storia. Se da ragazzini avessimo studiato la storia con loro, vi assicuro che avremmo tutti 10 in storia, sono fantastici. It's called Times and Devils, it's gonna last up to the 12th of June, and it's gonna cover all periods. Questa qua è la bellezza, che suona come una campana. Questo tipo di spada veniva usato sia in combattimento che come offerta votiva. Non so se si intuisce che questi qui dietro sono i sardi. Giustamente con Andrea non è che possiamo solo lavorare, quindi ogni tanto bisogna che ci fermiamo anche, e alle ore 18:14 abbiamo deciso di cenare. Questa sera mangiamo, ti ho portato a cena fuori, grazie, caro, grazie. E mangiamo patate e... Polenta. No, patate mi hanno detto. Sembra polenta. Sembra polenta, ma secondo me la polenta non sanno cos'è. Carne ripiena, quindi... Mangiamo così, qui ci sono le nostre super attrezzature tecnologiche e buon appetito. Buttiamo su un video mentre mangiamo, via col video. Bene, piaciuto il video? A noi è piaciuta la cenetta. Torniamo a lavorare. Ciao! Giuro che non ho mai visto una metro così lunga come questa. Dove devo? Ma fare grava! Stiamo andando agli inferi. Minuti. Alla piazza rossa del nostro albergo, sì. Ok. Presa linea verde.
e adesso prendiamo la linea blu. Va bene, il tempo, come vedete dal mio cappuccio, non aiuta per nulla, però noi andiamo avanti e ci troviamo qui. Mastodontica sta piazza rossa. Peccato che di qua stiano costruendo delle librerie, mi diceva la guida. Quindi, cosa? Foto di gruppo davanti al Cremlino. Va bene, andiamo a fare la foto di gruppo. È tornato il sole, non so se avete notato, ma qua va avanti così, va. Piove, diluvia, torna il sole. Generale, non ci facciamo mancare niente, ma oggi no. Abbiamo anche la grandine. Perfetto, via. Di qua. Il clima di questa piazza è leggermente variabile. La carne non manca mai. Però oggi abbiamo anche il farro. Ovviamente non manca il saccottino chimico alla marmellata. Buon appetito. Passeggiatina serale, sempre più freddo. Sarà che siamo in Russia. Mangiato, abbiamo mangiato. Bevuto, abbiamo bevuto. Dormito pochetto. Andiamo a fare colazione e ritorniamo a filmare. E vai! Freddo, freddo bestia, sempre dato per cambiare. Un freddo bestia, si nota dall'outfit sempre più pesante, però gira, che gira. Spettacolo. Tac. Non male, ragazzi. Mamma mia. Giornata per time lapse oggi, eh. Questo dove siamo entrati è la ricostruzione di un villaggio di altri tempi, dove poi sono stati inseriti tutti i piccoli artigiani russi, quindi consigliatissimo per fare un po' di shopping. Sembra di essere la Montagnola a Bologna. Solo che non si capisce un cazzo di quello che dicono. E se ti perdi, sei fottuto perché non riesci neanche a leggere. Perché è tutto in cirillico. Non poteva mancare il momento contrattazione, quindi ecco Andrea che contratta per la matrioska. Senza matrioska i ragazzi qui. Sto posto non finisce più. Cioè, pensavo fosse finito e anche di là. Anche di qua. Ancora di nuovo anche di qua. Una cosa che mi ha colpito di Mosca è che tutta la linea metropolitana, a parte l'organizzazione estrema che hanno, sono veramente belle, sono pulitissime come tutta la città di Mosca, ma soprattutto sono monumentali. Allora, un po' di conclusioni di questa Mosca che abbiamo visto. Sono super ordinati. Se pensate che l'altro giorno qui c'erano i tulipani e poi c'è stata una mezza bufera e ci sono già di nuovo le piantine fuori. Numeri uno, sono super ordinati. Per terra è pulitissimo, non c'è confusione, sono ordinati anche nello spostamento. C'è un casino di traffico della Madonna. I parchi sono tanti, sono tutti bellissimi. I russi sono un po' chiusi nella loro lingua, ecco, sia verbale che scritta, direi. Però insomma, per il resto è stata una vacanza lavoro divertente
che mi ha permesso di andare dall'altra parte del mondo grazie a Andrea Rizzo e a Massimo Andreoli. Direi che finisce qui il nostro viaggio in Russia con queste foto del festival a cui abbiamo partecipato in sfondo. Mi auguro che vi sia piaciuto questo vlog, mi auguro che vi siano piaciuti i video che ho inserito in questo vlog, perché ci ho messo dell'impegno con la piccola Sony Alpha 5100. Iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti, mettete un like e condividete il video se vi è piaciuto. Un saluto a tutti e ci vediamo con il prossimo vlog o il prossimo video o la prossima recensione. Ciao! Voletto fatto. Siamo a posto. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto, torniamo in Italia. È ufficiale. Niente, non hanno niente, non hanno fatto assolutamente nulla, sono stati a mangiare, bere e cercare la gnocca, però non gliel'hanno data.